Allora ragazzi, nonostante noi non siamo più ad Hanoi, bensì in una cittadina che forse è più piccola di Rocca di Mezzo, bisogna dire che anche qua c'è un bel bordello di traffico. Vabbè, non so mai dove cazzo devo guardare quando faccio, forse qua. Va bene, allora ecco qua un po' di bordello Sapegno, de Sapa. Siamo a Sapa, 1500 metri d'altezza, al nord-ovest del Vietnam. Stamattina ho fatto una passeggiata, chiamiamola passeggiata, diciamo era passeggiata a carattere chilometrico perché erano 6-7 km. Il problema è che erano 3 km a scende e non si sa perché 4 km a salima, te dico così, pesanti. Sudata che mai, come al solito, una fontana. E aspetta che questo mi sta a guardare. Hello to Italy? Hello. Ok, grazie, thank you. Capu. E quanto mi frescia, regà. Allora, tutto questo per dirvi che dal momento che qua l'inglese lo parlano peggio di me, il più delle volte, io l'unica parola che sto dicendo sempre, continuamente, di continuo è amico, solo questo dico, di continuo. Devo dire che loro flashano e io possibilmente più di loro. Vabbè, questa città insomma vuole essere un po' una città, se vogliamo, alpina, fu colonia francese e i francesi hanno lasciato vedere queste architetture, ecco, un po' così, con questi balconcini, questi ballatoi. Anche il mio albergo, devo dire, è molto bello, c'ho un bel letto matrimoniale, c'ho il letto singolo, c'ho bagno con doccia, anzi con vasca, addirittura c'ho il balconcino, addirittura c'ho pure il caminetto. Ma considera che fa un caldo della Madonna, anch'io ero venuto con, come dire, con la felpa, pantaloni lunghi, scarpe alte, cazzi e mazzi, ma effettivamente non ce n'era assolutamente bisogno, mi ero un attimo distratto. E centro massaggi da tutte le parti, ma adesso forse questo video diventerà un po' troppo lungo. Come? Saluta Italia? Saluta Italia? Ciao amico. Amico! No, grazie Ciccio. Grazie Ciccio. Questi si pensano che sono matti. No, vi volevo far vedere un po' più su qua, vicino l'albergo, di fronte all'albergo, che c'è un altro luogo dove con molta probabilità, anzi con assoluta certezza, non andrò a mangiare. Adesso se avete pazienza, in altri 30 secondi ci arrivo. Nel frattempo vedi sempre sto bordello, questo porta e ova. Oggi ho visto uno che c'era, forse si fa una cinquantina di galline dietro al motorino. La cosa incredibile è che questi pare che hanno vinto lo scudetto perché sono il clacson pure quando la strada è libera, cioè tu hai la strada bianca, vuota, desertica e questi sono il clacson de continuo. Ecco, guardate sempre, questa è l'emozione di sventolare queste bandiere, incredibile. Ed eccoci che siamo giunti dunque al posto che volevo farvi vedere. Ah, tra l'altro regà, mi sono sempre dimenticato di dirvi che quando mi chiedono di dove sei italiano, non mi dicono Berlusconi, non mi dicono Vaticano, non mi dicono Colosseo, lo sai che mi dicono? Francesco Dotti. Ragazzi, non è una stronzata, te giuro, flasho pure io. Qui abbiamo un bel esempio di lavoro minorile. Salutate ragazzi, Italy, salutate. Ciao, grandi, grazie. E allora, ecco qui da ultimo quello che volevo farvi vedere e poi chiudo che vi sto a rompere le palle. Attenzione. Eccolo qua, la Roma pizza ragazzi, la pizza alla Roma, non la Lazio, la Roma, attenzione. Riprendendo il discorso, uno addirittura quando gli ho detto Roma, mi è partito ragazzi, non vedevo cazzate, ma ha iniziato a fa, c'è solo un capitano. Mo, che ve devo dire, visto che fuori da raccordo non lo conosce nessuno, qui saremo a 15.000 km. In ogni modo, continuo la mia passeggiatina per Sapa. Vedete questa architettura? Non è male. C'è il mercato. Ma vado a comprare un bel paio di calzoni North Face. Qui 5-6 euro. È bella. Alla prossima. Ciao ragazzi.